Come mai sta al fine qua? Beh, stamattina è importante essere qua anche perché dobbiamo mettere a centro una questione sulla zona ASI di Acerra, una zona particolarmente delicata in quanto è già una storia antica quella della Montefibre che nasce nel 1987 e poi con la fine degli anni è stata ridotta all'omicidio. Tanti lavoratori stanno ancora in attesa di una ricollocazione di lavoro, mentre altri sfortunatamente sono defunti a causa delle questioni di tumori che si sono verificati. Noi crediamo che sia fondamentale riprendere un'attività produttiva in questi siti, anche perché è fondamentale per la zona industriale che abbiamo, specialmente in questa ZES, avere un'opportunità di lavoro per tutti questi lavoratori. Sono Paolo Fierro, vicepresidente di Medicina Democratica, responsabile per la Campania. Abbiamo seguito questa vicenda della Montefibre a partire dall'esposizione all'amianto, che è documentata insomma, da atti giudiziari, per cui diciamo, questi dipendenti purtroppo sono stati doppiamente penalizzati. Da un lato sono stati espulsi dal mercato del lavoro e sono rimasti sospesi in questo limbo di incertezza, perché sostanzialmente non figurano neanche licenziati, hanno questo sussidio. Dall'altro non è stato riconosciuto loro neanche la nocività a cui sono stati esposti, che chiaramente anche da un punto di vista previdenziale e da un punto di vista pensionistico avrebbe un valore per, potendo diciamo, accedere ai privilegi della legge specifica dell'esposizione all'amianto. Questo purtroppo non è stato riconosciuto allora, anche perché tardivamente sono stati attivati i procedimenti per il riconoscimento, le richieste di riconoscimento. Sono stati anche mal diretti, mal consigliati secondo il mio punto di vista. Comunque insomma questa è la situazione, una situazione molto spiacevole. Che si mescola a questo purtroppo malessere generale della regione Campania, dove viviamo tante di queste situazioni simili di soggetti giovani lontani dall'età pensionabile che però sono rimasti espulsi dal ciclo lavorativo anche da multinazionali importanti, no? E non riescono a essere ricollocati perché d'altro canto le nuove aziende ricercano personale personale di età giovanile. È una scelta discutibile, perché poi questi hanno un'altissima professionalità, hanno grosse esperienze, sicuramente potrebbero contribuire gran parte di loro anche in maniera molto proficua ai cicli produttivi che vengono proposti. Una domanda, in questo momento vediamo altre aziende qua, ma questa è un'area bonificata o è un'area che ha sempre problemi per la salute? Questo è un altro problema. L'ultima pubblicazione dello studio Sentieri, che riguarda la nostra regione, cioè le aree inquinate, le aree di esposizione ai vari processi di inquinamento che si sono accumulati, processi industriali, processi pure di mala gestione dei rifiuti, sappiamo, no? Tutta quella vicenda pure che riguardava la malavita organizzata, in realtà sono molto preoccupanti, perché abbiamo degli indici di mortalità e un eccesso di malattie cancerogene, per esempio, che è tra i peggiori d'Italia. Anzi, Napoli e Caserta hanno l'eccesso di mortalità in assoluto, va bene, e di mortalità riconducibile all'esposizione chiaramente poi ci sono altre situazioni tipo Casale Monferrato, insomma, cose antiche, l'amianto eccetera eccetera, però questa è un'area molto critica da questo punto di vista e avrebbe bisogno di bonifiche serie, questo come Napoli Est, come l'ex. Insomma, in Campania abbiamo problemi dovunque da quello che è l'inquinamento. Ma la cosa importante, anche questo ambito potrebbe essere un settore di impegno lavorativo notevole, cioè impiego di manodopera, ma per decenni, perché questa purtroppo è una terra avvelenata da decenni. Quindi questo però nonostante tutte le promesse, tutti i governi, ma non è mai stato attuato realmente, se non in piccola parte, ecco, e in maniera pure molto discutibile.
una vertenza infinita dove né Regione Campania e né Ministero provvedono per questi operai. Questa cosa io, diciamo, come sindacato noi stiamo seguendo come USB questa vertenza da qualche anno, da quando loro ci hanno coinvolti visto l'abbandono in cui oramai erano andati a cadere, diciamo, e questa vertenza è la dimostrazione della concezione del lavoro che c'è nel nostro paese e della dignità che si dà alle persone. È inammissibile, diciamo, che praticamente stiano da anni con un assegno di sussistenza minimo e che non si sia trovato una collocazione per questi lavoratori negli ultimi 20 anni, dove c'erano degli impegni precisi per questa cosa. Qui o scende in campo la politica, non credo che si possano ancora pensare a leggi particolari, o c'è una volontà politica a risolvere il problema, far rientrare questi lavoratori che tra l'altro sono stati a contatti con l'amianto e non hanno usufruito di queste che sono le leggi che potevano favorire questa situazione, e oppure comunque fare delle scelte politiche di avviare una parte di loro, che sono anche lavoratori di un'età, verso uno scivolamento di tipo pensionistico, in modo tale da dargli delle risposte. Non abbiamo soluzioni, non credo che quello che dicono sia il problema di trovare una collocazione, sarà molto difficile nel nostro paese in questo momento, visto quello che è successo anche sul reddito di cittadinanza, trovare collocazioni lavorative a 135 famiglie. Consigliere Nappi, questa situazione lei la conosce bene? Questa è una vicenda che nasce da lontano, il frutto di una deindustrializzazione a cui non è stato fatto seguire un adeguato progetto. Negli anni di governo nostro abbiamo provato a mettere in campo una struttura e garantito comunque un sostegno economico a questi lavoratori. Poi si è tutto fermato perché la spinta deve partire sempre dal territorio. In questo contesto il nostro obiettivo oggi è: chi non è più in grado di garantire un futuro lavorativo per se stesso deve essere quantomeno accompagnato dignitosamente a un trattamento pensionistico, perché questo, dopo tanti anni di sofferenza, forse è un atto dovuto, e credo che su questo ci sia una strada aperta che noi porteremo avanti anche col governo, sapendo di non poter contare sulla regione. Stamattina la Lega con Severino Lappi con lei è presente e quindi come sempre siete sugli argomenti. Allora, noi come Lega, diciamo, nel gruppo sia provinciale che regionale, e abbiamo investito anche il nostro gruppo parlamentare sia alla Camera che al Senato, perché cerchiamo di riportare alla luce questo problema che affligge questi lavoratori da circa 15 anni. Quindi cercheremo sia a livello regionale che a livello nazionale di interloquire con il governo per far sì che questo problema ci sia un'opzione per questi lavoratori che sono 15 anni che versano in queste condizioni così precarie. E mi sembra giusto e corretto che questi lavoratori vengano aiutati. Fortunatamente non ci sono le elezioni, quindi non facciamo spot diciamo elettorali, quindi siamo convinti che qualcosina il nostro governo possa fare per questi lavoratori.